Ascoltaci, noi siamo quasi in onda e tu seguici su, su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più e tu, tra fatti e rifatti che non sono i fatti, fatti da parte, se non segui l'arte, noi fatti d'arte, senza un perché, noi comune, tipo noi alziamo, il tasso alcolico e stabiliamo, sempre il contatto, io ho fatto d'arte, cronico in parte, sai che giornate, frasi d'effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Buonasera. Stavo pensando ad una cosa. Che pensi? Ti ricordi quando eravamo tanta gente qua dentro? Adesso ci siamo fatti l'abitudine a stare da sole. È vero. All'inizio si sentiva di più la mancanza di una terza persona, una quarta persona. Una quinta persona. Una sesta persona. Una quinta persona, a sé non ci siamo mai arrivati. Ma io gli ospiti, scusa. Ah, no, vabbè, io intendo magari come proprio persone che effettivamente sì cioè, stai registrando? Perché me lo domandi? È logico. Ah, bravo. No, invece stiamo facendo un pochettino l'abitudine a stare da soli. Ci stiamo facendo la mano. Sì, la mano. Ci siamo fatti bello. Com'è andata questa settimana? Fateci sapere. Ah, tu hai detto al pubblico. C'è stato Sanremo questa settimana. Chissà, Sanremo non fare gli stadio. Buongiorno, mi dirai! Ecco, appunto. Ecco, con la voce così straziante di Gaetano. E invece Francesca Michelin andrà all'Eurofestival. Non c'è nessun grado di separazione, non c'è divisione fra di noi. Ma comunque nessun grado di separazione, ecco. No, non c'è nessun grado. Vabbè, licenza poetica di Radio Baiano. Ti faremo per lei all'Eurofestival. Guarda. Gli stadio sarebbero stato un po' fuori posto. Vabbè, perché... ma infatti gli stadio hanno l'hanno declinato l'invito per cui per non essere fuori luogo. Perché l'Eurofestival è proprio il festival per le nuove proposte per i giovani, per i giovani, sound, sì, dance, sì, pop. Infatti noi che abbiamo seguito negli ultimi l'anno anni proprio scorso l'abbiamo sì, seguito tutti i pezzi, la maggior parte, forse solo quello norvegese che era molto carino, era una ballata pop, però per il resto erano tutti pezzi dance. Sì. L'unico pezzo un po' tenore pop era proprio quello del volo. Sì, infatti... ma fondamentalmente il testo, quello più triste, anche con la melodia più triste rispetto a quello del grande amore, era appunto proprio quello norvegese dei due ragazzi. Ammosso era proprio triste. Triste, bellissimo ma triste. Sì, molto più bello di quello italiano, c'è da dire. Sì, sì. Comunque va bene, vedremo delle belle, tanto c'è ancora tempo fino a maggio. Sì, peccato che fatti d'arte lo facciamo solo in Italia, almeno per adesso, perché altrimenti avremmo scelto la città che ospita l'Eurofestival, se sì, mi pare Stoccolma. Mm. Vabbè. Poi ne faremo magari fatti d'arte on the road Euro version. Versione sì, europea. Vediamo un pochettino, poi magari possiamo fare rotazione, magari finiamo tutte le regioni d'Italia con una sola cosa, magari passiamo all'Europa e poi magari ritorniamo di nuovo in Italia.
non dico di fare pure la medica, perché altrimenti poi è troppo tedante. Troppo. Poi magari gli africani si alzano un giorno, perché non fai anche me? Mi sento troppo importante. Vabbè. Troppo grande, troppo difficile da parlare. Sì. Vabbè, a parte questo, direi di entrare direttamente nel vivo di tutto. Mandiamo la sigla per la rubrica. La rubrica, le notizie. La rubrica di fatti. No, è la musica di Fatti d'Arte News. Ci siamo capiti. Fatti d'Arte News. Notizie artistiche senza un limite. Da oggi si può riposare dentro un Van Gogh. C'è stato un buon affare dell'arte italiana. Scopriamo insieme queste due notizie. Ecco, abbiamo detto riposare dentro un Van Gogh. È possibile? Che cosa significa? Si può riposare dentro un Van Gogh. L'Art Institute of Chicago si prepara all'inaugurazione della mostra Van Gogh's Bedroom, che dal 14 febbraio al 10 maggio riunirà le tre versioni dell'inconfondibile camera di Vincent ad Arles. Pareti azzurre, un letto di legno chiaro ripreso dai piedi sulla destra, una coperta rossa, due sedie, un tavolino, una finestra, i quadri, uno specchio e un asciugamano appesi al muro. Capolavoro di calore domestico e arrangiata semplicità, turbato dalla pendenza che inclina l'ambiente verso sinistra, insinuando un senso di vertigine. Questo è un pochettino... La sensazione. La sensazione è un pochettino spiegato poi il quadro in sé per sé, in modo molto grossolano, però. Sì. È la prima volta che questi tre dipinti vengono esposti insieme in Nord America, corredati da un bagaglio di studi concentrati sulla loro realizzazione, sul significato che avevano per il pittore e per richiamare il maggior numero di visitatori. Il museo, quindi, ha sviluppato un'originale e divertente campagna promozionale in vista proprio di questi tre dipinti che si trovano lì. E dopo aver creato una riproduzione fedele della camera in un campus a nord della città, sul sito di affitti a breve termine è comparso un annuncio pubblicato all'Host Vincent che per soli $10 a notte, denaro poi che verrà impiegato nell'acquisto di colori, propone di alloggiarvi e promette, con le sue decorazioni post-impressioniste, di farvi sentire come in un dipinto, procurando all'occorrenza anche biglietti per l'esposizione. Quindi in questo caso un capolavoro, ma non artistico, ma più di marketing, direi, no? Sì, ci hanno lavorato bene. Ci hanno lavorato bene, costa anche poco alla fine, $10. $10. $10 a notte, pochissimo. Poco. Una bella iniziativa, guarda. Oddio, la stanzetta è un po' piccolina, per essere... Sì, ma infatti $10 è il prezzo che vale, nel senso che... $10 comunque... è il prezzo che vale, perché comunque non è che ci sono oggetti di valore alla fine all'interno, no? È una rappresentazione della vita rurale contadina olandese di Van Gogh, no? Sì, quindi consideriamo che molto comunque... Molto povera e semplice, bellissima, perché... È tutto fatto in legno. La conosciamo tutto. Legno conosciamo molto... Tutti, sì. Sì. Quindi non è che c'è chissà che cosa, però comunque mi piacerebbe. Anche solo farmi un selfie là dentro. Ah, bellissima. Beh, a me le ricostruzioni. Spenderei $10 solo per farmi un selfie. Poi magari vado a dormire da un'altra parte. No, la ricostruzione delle opere d'arte, ma anche semplicemente lì, i luoghi di massa. Io penso a Springfield: hanno ricostruito la casa dei Simpson nella vita reale. Nella vita reale hanno ricostruito la casa dei Simpson fedelmente, anche con le tende che sono fatte di un colore verde con le pannocchie dentro. Quindi belle, guarda, bruttissimo, veramente. Però no, vabbè, è l'idea che la ricostruzione è carina. Sì. Passiamo invece a un'altra idea di marketing, però questa volta non di malaffare, diciamo così, ma di marketing artistico. Cresce, vabbè, abbiamo già detto, il valore di mercato degli anni 60 e del 900, perché per ogni decennio c'è sempre una riscoperta del passato, in questo caso degli anni 60. Quando Sacco e Rosso di Alberto Burri venne venduto all'asta nel 2007 da Christie's, l'aggiudicazione valse quasi 2 milioni di sterline, ossia 4 milioni di euro. Il 10 febbraio del 2016 Sotheby's rivende la stessa opera per 9 milioni di sterline, quindi un valore
possiamo dire quasi 5 volte maggiore al precedente. Sì. Diciamo che l'ascesa vertiginosa è il sapore della vera riscoperta e trascina Burri sullo stesso piano di Piero Manzoni, il cui è top di sale 12,6 milioni di sterline, e di Lucio Fontana che si è spinto addirittura a 19,3 milioni di sterline, che stiamo parlando di 23-24 milioni di euro, che specialmente per un'opera cifra veramente molto piccola, sì, un'opera di Lucio Fontana, li sappiamo quali sono molto sì, molto basilari, ma sono esemplari, chiarificatrice sì, di un'epoca storica artistica molto semplicistica. Sì. Alle aste di Philips, sempre a Londra, e parallelamente il pezzo più importante della vendita è stato un Acrom di Piero Manzoni del 58, stimato tra i 7 milioni e i 9 milioni di euro, e battuto a 7,15, quindi diritti compresi, diritti d'immagine. E a seguito si sono piazzati un legno di Burri del 59, stimato tra i 3 e i 3,5 milioni di euro, e venduto a 2,55, quindi il prezzo di asta era molto alto ed è stato giudicato comunque a un prezzo altissimo. Ma è al quarto posto che si ritraccia vero exploit, grazie a un decollage senza titolo del 64 di Mimmo Rotella, che ha spiccato un salto acrobatico mettendo a segno il record mondiale di 1,39 milioni di euro, quindi 1.300.000, di gran lunga oltre la linea delle stime fissate. Cioè in pratica è stato un exploit, perché se gli altri quadri comunque valevano già una quota fissa minima di 2 milioni di euro, questo quadro partiva da una base d'asta di 510.000 euro, cioè quindi sì, bassa, vorrei avere quei soldi, però una base d'asta bassissima, 500.000 euro, e invece è stato venduto a 1.400.000 euro, quindi un valore raddoppiato rispetto al primato precedente, realizzato dal 2003 da Sotheby's, che devo dire che è una casa di aste molto molto famosa e conosciuta, che ha sempre saputo valorizzare anche una piccola pietra dal valore di 100 euro magari te la rivendeva a 700. Molto molto bravi i curatori d'arte del Sotheby's. Un ottimo inizio per il 2016, che lascia ben sperare dopo un anno in cui l'Italia ha segnato mediamente crescite del 30% di controtendenza, con il bilancio negativo del mercato del complesso. Quindi un altro valore positivo della nostra arte, che è sempre più in controtendenza nel mondo universale, perché se i musei negli altri luoghi del mondo, anche se il Louvre è sempre più visitato al mondo, però anche il Louvre ha delle perdite rispetto agli ultimi 10 anni. Del 3%, ma comunque sono perdite. Invece in Italia, quasi insperatamente, abbiamo avuto una crescita. Ce l'abbiamo. Abbiamo avuto una crescita, sì. E quindi anche questa vendita molto. Magari molto questa positiva. Crescita un indomani può portare al lavoro, direi. Speriamo, ecco. Speriamo. Speriamo. Direi di mandare una canzone e poi ci inoltriamo a Reggio Calabria. Mandiamo una mia canzone, vai. Non basta mai. Basta mai, vai. Buon ascolto. Mi fa vibrare l'anima solo pensiero che ogni fine ha un inizio, è un eterno avvicendarsi di parole e silenzi alternati a rumori purtroppo troppo evidenti. Tra la notte e l'aurora, tra il tramonto e le lenzuola, tra la notte e l'aurora. Cavalcando i nostri limiti, se, se, wow. Ci
fortuna il cielo ci sarà. La nostra impronta pronta a stare nel firmamento, per riflettere nel tempo il nostro essere diverso da chiunque altro e per dire che sono me stesso. La notte e l'aurora, tra il tramonto e le lenzuola, tra la notte e l'aurora. Siamo tornati oggi virtualmente, siamo a Reggio Calabria. Cosa possiamo dire di Reggio Calabria? Che è una città calabrese. Wow. No, ho scelto Reggio Calabria, ti dico. Perché come nasce questa tua scelta? Vogliamo anche spiegare ai nostri carissimi fans che ci seguono anche su Instagram. Che dietro alle nostre scelte cittadine c'è un criterio specifico, cioè noi ci suddividiamo ogni settimana una città del nord e una città del sud. Poi ovviamente ci sono anche le città del centro che noi non sdobbiamo, anzi. Vabbè, abbiamo diviso l'Italia proprio a metà tra nord e sud, quindi. E quindi una settimana nord e sud, proprio per valorizzare l'Italia tutto, perché non siamo dei meridionalisti, no? L'Italia è bella solo al sud, no? L'Italia, ma come anche tutta l'Europa, tutta l'arte, ci sono luoghi stupendi dappertutto e luoghi di malessere dappertutto, perché anche in Italia ci sono i luoghi disinteressati e abbandonati. Però noi vogliamo valorizzare in questo programma proprio l'Italia, e partiamo da Reggio Calabria perché è una città bellissima, incantevole dal punto di vista climatico, ma anche storico, perché qui proprio nel cucuzzolo della montagna, come direbbe un mio parente, anzi sta facendo cadere tutto, anche il tutto. È proprio l'ultima città imponente a livello metropolitano dell'Italia peninsulare. E si affaccia quasi si affaccia proprio allo stretto di Messina, cioè una panoramica che fa paura a Reggio Calabria. Quindi andateci. Io voglio partire con una citazione minuscolare. Io canto Reggio, l'estrema città dell'Italia marina che si abbevera sempre all'onda del Trinacria. Questo è un verso in poema di Ivico, è proprio decanta, diciamo così, le qualità geografiche di Reggio Calabria. Il territorio comunale, la cosiddetta Grande Reggio, si sviluppa lungo la costa orientale dello stretto di Messina per circa 32 km. E da mare a monti, planeticamente, per oltre altri 30 km con zone di mezza costa combinate e montuose. Quindi possiamo dire che l'area vasta di Reggio Calabria è un po' come l'Argentina, perché l'Argentina ti trovi le catene montuose di 1500-2000 metri, poi a 300 metri trovi il lago, i mari, quindi i fiumi e gli affluenti.
Quindi bisogna dire che Reggio Calabria è una delle città italiane più ambite a livello proprio di turismo climatico, perché puoi trovare di tutto. La città si trova al centro di una più grande area metropolitana in continuità territoriale, come dicevo prima, nell'area metropolitana di Messina, perché anche se è una città siciliana, Messina in pratica è come se fosse la sorella gemella di Reggio Calabria, sì. L'alter ego di Reggio Calabria, si assomigliano molto e sono proprio uno specchio, si guardano da un estremo all'altro. Questa, diciamo che c'è anche una poesia di Pascoli che collega Scilla e Cariddi, e dice proprio che Messina e Reggio hanno un rapporto speciale, sono delle sorelle anche se sono di regioni diverse. Ma vogliamo passare, ovviamente abbiamo detto che dove si trova eccetera eccetera, l'Aspromonte, sì, bellissima, sì. Il centro dello stivale, e vogliamo dire questa curiosità: la città è attraversata dal 38esimo parallelo che taglia oltre 5 città, che questa cosa è proprio pura poesia, cioè questo 38esimo parallelo proprio nello stesso meridiano taglia Seul, Smirne, Atene, San Francisco e Cordova. Cioè delle 5 mamma città mia. Bellissime, perché Atene, San Francisco, Smirne, che è pure caratteristica, e Seul, che è una delle città più belle dell'Oriente, e Cordova, che in Spagna è spettacolare, e anche Reggio Calabria. Cioè, secondo me, se uno vuole fare un viaggio tematico, andiamoci a fare il viaggio tematico del 38esimo parallelo. Certo, ti viene a fare un botto perché va a finire in tutti i continenti, perché è bellissimo. Per chi ha i soldi lo consiglio. Invece l'ideografia, vogliamo dire che per una città che si costeggia al mare, di solito ha solo un grandissimo affluente, un torrente. Invece qui ci sono 7-8, io ho tolti pure qualche fiume. Il fiume più importante, vabbè, Scalcioti, Torbido, Gallico, Catona, Caserta, Orangi e il Colpinace, che è uno dei più famosi perché è l'antico fiume Apsias, che è scritto anche da Ibico. Detto questo, ti passo la parola, perché è meglio essere sempre così concreti con la geografia, perché so che non a tutti piace. Era la materia amata dalle scuole medie, perché ti potevi parare con la barbabietola da zucchero, ma qui non è coltivata, quindi ti cedo la parola molto alacramente. Direi anche la storia deve essere proprio breve, perché veramente sì. Altrimenti diventa noioso. Reggio Calabria venne fondata poco dopo la metà dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi siamo intorno al 730. Sì. Da genti calcidesi e messeniche, e secondo il mito fu l'oracolo di Delfi ad indicare loro il luogo dove fondare la nuova città, ovvero proprio sui fiumi. Quindi bellissimo veramente, sì. E Reggio fu una delle città più importanti della Magna Grecia, raggiungendo nel V secolo avanti Cristo una notevole importanza politica ed economica, sì, sotto sì. il governo di Anassila. E la polis poi raggiunse dunque un grande pregio artistico-culturale grazie alla sua scuola filosofica pitagorica e alle altre scuole di scultura e di poesia, nelle quali poi si formeranno artisti come Pitagora di Reggio. Quindi direi che è degna di nota proprio per questo. Lo stemma, visto che noi lo diciamo sempre ed è molto carino dirlo, è... Io ho riscontrato una difficoltà, cioè perché? In altre città tutti parlano dello stemma, qui invece non viene mai citato. Nessuno sa lo stemma da cosa deriva effettivamente. Lo stemma, cioè, di Reggio, c'è solo di Reggio qualcosa Calabria. Di iconografico, praticamente no? dicono che allora a Reggio Calabria c'è questo santo che viene molto venerato, ovvero San Giorgio. Sì. San Giorgio era un cavaliere. Adesso sullo stemma è raffigurato appunto questo cavaliere che combatte non so con chi, e quindi dicono che sia proprio San Giorgio, però non si ha certezza di niente. Non c'è la certezza, conferma di, storica, sì, proprio, da dove archivi. Viene questo stemma. Beh, basta pensare che una città come Avella, vabbè, io parlo di Avella perché quella più imponente a livello artistico nella nostra artistico, zona. Artistico, certo. Però una cittadina piccola, anche se pone le radici proprio ai tempi della preistoria, perché addirittura ci sono conferme della preistoria. Il simbolo, lo stemma comunale, è famosissimo perché c'è un cinghiale, credo che un sia cinghiale, sì, con lo sfondo di Avella su un'araldica blu, sì. Quindi anche Mugnano, io ricordo quello di Roccalanino che è molto bello. Roccalanino ci sono due cavalli neri con le colline dietro di Roccalanino rosse, con uno schema molto molto medievale, perché sappiamo la storia della damigella del re, sì. Quindi
È strano che il Reggio Calabria, che è una metropoli del sud, lo possiamo dire, perché per la città, sì, cioè basta pensare Vibo Valentia, tutte le città della Calabria, hanno tantissimi abitanti, ma sono arretrate sotto un certo punto, sì, di vista. Invece Reggio Calabria sembra veramente una città aperta al Eppure mondo. Pure questa cosa dello stemma rimane stemma è un po' strano. Infatti nessuno storico ha parlato di questo, ha parlato solamente di questa devozione a San Giorgio. Quindi sì, poi si è pensato, ovviamente si è andato un pochettino a ricollegare al fatto del cavaliere. E quindi passiamo proprio a cosa visitare a Reggio Calabria, perché comunque abbiamo detto che è ricca di arte, cultura, storia, c'è cioè un po' di tutto, no? E, infatti nel corso dei secoli ci sono stati vari eventi distruttivi, sia ad opera umana che naturale. Sì. E che hanno appunto devastato tutta la città, che oggi presenta un aspetto in alcune parti devastato proprio principalmente dalle varie cose che sono avvenute. E poi ci sono state ovviamente delle ricostruzioni eseguite dopo il terremoto del 1908, che ha distrutto, sì, veramente un sacco di roba. Sì, infatti la Reggio Calabria ha quindi poi è stata ricostruita skyline, proprio sullo, sì, sulle rovine di, sì, di quel terremoto. Molte delle opere d'arte e degli edifici realizzati nei secoli sono andati quindi perduti, tuttavia la città conserva esempi monumentali di pregio che testimoniano la sua storia plurimillenaria. Il centro della città è quindi in prevalenza caratterizzato dall'architettura dei primi decenni del Novecento, sì, visto che molte cose non ci sono, e presenta interessanti esempi di vari stili. Abbiamo lo stile liberty, il neogotico, il neoclassico, l'eclettico e di quello considerato fascista, diciamo. Nell'epoca fascista. Sì. Nell'epoca appunto fascista, dove per esempio possiamo vedere la stazione ferroviaria, il Museo Nazionale della Magna Grecia e l'ex caserma dei giovani fascisti. Guarda, io ti dico una cosa che... sono delle cose importanti. Bellissimo. Magari vario spaccato storico, culturale. Sì, esattamente. Magari non sono degni ovviamente di andare a dire come è fatta la caserma, sì, però comunque sono dei, cioè, monumenti, la presenza monumenti storica importanti comunque. No, io penso all'interno. Dico solo questo a proposito di quello che stai, sì, dicendo, no? Molte città della Grecia stessa hanno delle ramificazioni e stratificazioni di materiali che ti fanno capire l'antichità della città. No, le varie, sì, tu vai a Damasco e vedi l'epoca di Maometto, l'epoca, sì, di Gesù, l'epoca dei, diciamo così, degli iraniani adesso, no? Della Palestina. Invece a Reggio Calabria purtroppo questa stratificazione non c'è più, perché il 1908 perché ha distrutto quasi tutto, quindi sì, c'è una ricostruzione, è dal 900 in poi, una neopolis. Però comunque diciamo, credo che si sia fatto un bellissimo lavoro, perché alla, sì, fine, sì, comunque, sì, a me piace molto che il fatto che in una città ci sono vari stili. Ma ne abbiamo parlato già di Catania. No, ma ne abbiamo parlato di molte città, a parte se sono città medievali, che secondo me devono essere tutte medievali, perché a me piace il medioevo. Però, a parte quello, a me piace il fatto che ci siano vari stili, è bello comunque. Guarda, io... vedere come si sposano anche bene, perché tu magari non pensi mai che lo stile liberty si possa sposare con il neoclassico, invece o il barocco. Magari, cioè, ci sta benissimo. Perché? Perché parla della mi città. Mi piace questa cosa qui. Sì. No, io ricordo uno scorcio di Reggio Calabria in cui nello stesso luogo c'erano quattro ramificazioni di pietre. Sì. Cioè c'era la pietra della Magna Grecia, possiamo citare il teatro, l'anfiteatro romano, che è secondo me è uno dei più spettacolari al mondo, però non viene mai citato. In pratica c'è un anfiteatro fatto in pietra e marmo, con un obelisco che si affaccia allo stretto di Messina. Bellissimo. Cioè, quindi c'è questo sfondo, cioè gli spettatori sono i pesci dell'oceano in pratica. Bellissimo. Perché è bellissimo, suggestivo. E poi nello stesso luogo c'è la stratificazione culturale della Magna Grecia, che secondo me ha perso molto il Reggio Calabria con il 1908, perché c'erano le colonne greche, le colonne greche, i templi greci, e poi c'era la stratificazione del Rinascimento, il barocco, stile liberty e l'epoca fascista, che ha dato molto comunque. E forse Reggio Calabria è una delle poche città che grazie al fascismo a livello architettonico si è acculturata molto molto di, sì, più, sì, cioè, sì, si è costruito, sì, di più. Secondo me si è acculturata soprattutto nell'epoca fascista, anche perché ha passato quello che ha passato. Quindi sì, sì, essendo, sì, che molti monumenti non ce li aveva, eccetera eccetera, comunque lascia stare che nell'epoca fascista veniva, cioè veniva spinta molto la cultura italiana, i musei, soprattutto, sì, 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 sì. Ma anche in Germania noi vediamo, no? Sì, che sì.
musei, qui ovviamente la cultura che volevano palesare loro, perché ovviamente vabbè, certo, ma quello, sì, la censura, ma quello per carità, però comunque hanno premuto molto, sì, in sì, quell'epoca, sì, sì, lì, quindi è bella questa cosa qui. Comunque, guardando un pochettino più da vicino, diciamo, questi vari stili che si vanno a intrecciare, ad intrecciare, abbiamo per esempio per lo stile neogotico la villa genuese Zerbi, che viene anche chiamata Palazzo Zerbi, che non è Zerbi Rudi. È stata distrutta dal terremoto del 1908 e fu riedificata con un progetto redatto dagli ingegneri, appunto, Zerbi, Pertini e Marzaz nel 1919. Attualmente la villa non appartiene più alla famiglia genuese Zerbi e per alcuni anni è stata un centro espositivo gestito dal comune di Reggio Calabria. Il nuovo edificio fu costruito con caratteristiche completamente diverse dall'antica villa. Infatti si presenta con una serie di articolazioni dove si alternano degli ambienti destinati ad abitazione. Quindi abbiamo loggiati, elementi a torre, queste cose qui. E lo stile architettonico usato si rifà ai modelli neogotici, appunto, veneziani del XIX secolo, con archi in stile gotico, accostando poi elementi decorativi insieme a scelte cromatiche molto evidenti. Infatti, le colonne sorreggono gli archi dei loggiati, colonnine adoperate per le balaustre dei balconi e per finire poi i merli che sovrastano come parapetto tutto il terrazzo. Quindi molto barocco palazzo, perché sì, 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 molto, molto, molto carino. Sì, 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 sì. Poi abbiamo invece il teatro comunale Francesco Cilea, che questo sì, è per la serie neoclassica. Praticamente i locali a piano terra che si affacciano su Corso Garibaldi per molti anni furono adibiti ad uffici e ritrovi, mentre invece i seminterrati furono utilizzati per convegni e mostre. Le linee esterne sono ispirate all'architettura classica per volere del sindaco Giuseppe Valentino. Infatti egli volle che tra i tanti edifici di Reggio ve ne fosse qualcuno che riprendesse le forme architettoniche dell'antica città magno-greca. Infatti si può notare che ha proprio quello, sì, stile. L'impronta. Sì. La grande sala poi di stile ottocentesco ha forma a ferro di cavallo e vi sono tre ordini di palchi ed un loggione divisi da un ampio palco reale posto al centro. Al piano terra il teatro ospita la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, che espone pregiate opere pittoriche acquisite dall'antico museo cittadino grazie a donazioni, acquisti, eccetera eccetera. Molto molto bello, direi anche imponente forse, no? Direi, guarda, quando ci sono le aggregazioni culturali, mi piacciono queste cose, sono un po' forse snaturate, no? Perché tu vedi fuori lo stampo di tipo classico greco, sì, e poi all'interno un palazzo ottocentesco, già me lo immagino con le tende di velluto rosse, sì, esattamente, quelli, i parati molto molto vittoriani. Però a me piacciono queste stratificazioni perché è l'aggregazione della somma, cioè è l'unificazione di vari stili che rende la città, sì, quella che è. Vabbè, io credo che anche se magari c'è un po' una cozzaglia di stili, sì, però se si va a scegliere bene lo stile. Esattamente, se si mettono bene insieme alcuni stili si sposano benissimo. Sì, sì, sì. Beh, io vedo alcune chiese, anche magari quelle più famose, tu pensi anche il Duomo di Milano, no? Sì. Non è semplicemente stile gotico, lì c'è un, certo, po' di tutto, c'è il barocco, anche perché per costruirlo, vogliamo dirlo anche qui, ci sono voluti comunque secoli, non anni, sì, ci sono voluti secoli, quindi è logico che l'artista del tempo ha lasciato a suo figlio, suo nipote oppure al suo allievo una impronta, proprio sono passati l'artista, dei secoli, quindi ogni secolo ha messo qualcosa di, quindi, suo all'interno. Per questo l'aggregazione culturale ci vuole tra le epoche. Basta che ci sia, lo dico sempre, questo su tutto, anche sulla moda, buon gusto, perché noi lo diciamo sempre, negli anni 90 non è che abbiamo navigato nell'oro a livello di moda, perché i pantaloni a zampa di elefante, oppure le zeppe da disco stu, oppure la salopette che ancora oggi purtroppo si porta in auge, però per dire, i risvoltini di oggi ce la lamentiamo. Il cattivo gusto, per quanto può essere cattivo gusto, che può essere soggettivo, c'è sempre stato. Come la stessa cosa, il buon gusto c'è sempre stato.
Quindi basta saper scegliere e accostare i vari stili diversi, perché io vedo anche nella moda di oggi, no? Magari metto un indumento del 2010, però con la giacca di pelle che era un must degli anni 60, oppure con le Ray-Ban a goccia degli anni 60, per fare l'esempio. Questo anche nell'arte succede. Cioè, sì, le colonne greco-romane, quelle doriche oppure quelle ioniche, stanno bene anche con l'architettura gotica. Perché quando, diciamo così, io penso alla sezione aurea, perché è quella esplicativa della Magna Grecia, no? La sezione aurea è quella. È la somma di vari stili, la somma di vari numeri che si vanno a unire, perché quando c'è la sintesi c'è tutto nell'arte, l'equilibrio. E Reggio Calabria è la città dell'equilibrio su certi punti di vista. Un esempio invece di stile, diciamo, eclettico, che ha anche qualcosa di liberty, è il Palazzo Mazzitelli, che è stato progettato appunto dall'architetto Camillo Auture e fu ricostruito poi nello stesso luogo in cui sorgeva prima del terremoto. Completato nel 1927 con un piano in meno, però non so perché, questo forse avevano fretta di finire. L'edificio attualmente è sede di uffici e negozi, quindi ci sono due piani fuori tella con planimetria di forma quadrata e un cortile interno molto 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 carino. Si vede che ha qualcosa di eclettico, comunque sì. Degno di nota poi ovviamente il Museo Nazionale della Magna Grecia, noto anche come Palazzo Piacentini, dove all'interno ci sono i bronzi di Iriape. Esattamente. Vogliamo dire, perché è una cosa che è stata, diciamo così, al centro della politica e cultura italiana per decenni, no? Direi. Mi ricordo anche quando fece la polemica a Sanremo, se non sbaglio. Non mi ricordo chi critico, disse portiamo i bronzi di Riace, ma non era solo sui bronzi di Riace, era per far capire. Quando ancora non c'erano. Sì, portiamoli a casa loro, perché è un po' come, io la politica che faccio, io mi arrabbio certe volte. Io penso, i marmi del Partenone che dovrebbero stare in Grecia, tu dove li trovi? Al British Museum, a Londra. Certo. Perché? Perché sono stati bravi gli inglesi all'epoca a capire il potenziale. E non i greci, io condanno soprattutto i greci perché non hanno saputo, ma come condanno anche gli italiani che non sanno valorizzare Pompei, certo, perché certo. C'è dovuto essere un commissario tedesco per valorizzare di nuovo Pompei. Adesso pian piano sta ricrescendo Pompei, ricordiamoci. Adesso si consiglia, c'è stata un'azione politica, perché prima sono stati un po' a Roma, un po' a Firenze, un po' a Milano. Invece è bello che sempre nelle condizioni possibili e immaginabili, si possa riportare a casa. Noi parliamo anche di quel dipinto olandese, un Van Dyck, che si possa portarlo a casa, sì. Perché è bello, diciamo così, riunificare l'artista, anche se con è morto purtroppo, terra, con la propria terra di origine. Quindi vogliamo ricordarlo, perché questa è una cosa che non tutti ricordano, però stanno a Reggio Calabria i bronzi di Aci, che sono spettacolari. Sì. Questo museo è un esempio fascista, sì. È stato fatto nel periodo fascista. Alcuni lo chiamano Museo Nazionale della Magna Grecia, alcuni Museo Archeologico di Reggio Calabria, altri invece Palazzo Piacentini. Ecco. Comunque, se sentite questi tre nomi, è sempre lo stesso. Cioè, non è che ci sono tre musei diversi, no, è sempre quello. Cioè, solo quello ci sta di importante. Sempre quello, sempre quello. Cioè, che ci giriamo intorno. Quindi, come dite. È uno storico ed importante ente di conservazione della cultura italiana, in possesso di una delle più grandi e ragguardevoli collezioni di reperti provenienti dalla Magna Grecia. Formato inizialmente da un nucleo di materiale ceduto dal Museo Civico della città sotto nel XIX secolo, il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia è cresciuto poi con molti reperti, frutto delle varie campagne di scavo condotte fino ad oggi dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria. Oggi i nuovi reperti calabresi non sono più riuniti e custoditi in un museo unico, ma sono esposti in quelle località archeologiche nelle quali nuovi ritrovamenti hanno permesso di allestire dei piccoli musei locali. Quindi prima veniva portato tutto lì, sì. Invece adesso piccoli musei locali si fanno in ogni zona dove come viene ritrovato qualcosa. Un grande expo calabrese, io questo l'ho rivisto molto a Firenze, quando andai a Firenze, successe a Vinci, la città natale di Leonardo. C'era la casa museo di Leonardo da Vinci, in cui c'erano i suoi primi schizzi, i vasi, le opere, che erano, diciamo così, prevalentemente opera e affruizione di Vinci, del paesino.
Però ogni tanto si facevano le mostre universali a Firenze, cioè portavano tutte le opere d'arte di Vinci, Piero della Francesca, Brunelleschi, tutti gli artisti che non erano locati solo alla Toscana, ma italiani, facevano le mostre universali a Firenze. Però poi, dopo un certo periodo, ritornavano nelle proprie sedi di origine, sì. Perché è bello pensare anche, che ne so, agli artisti che sono stati anche a Napoli. Io penso a Andy Warhol, tante che hanno fatto la mostra a Napoli, sì, di Andy Warhol, andando, sì. Perché è bello che l'artista che ha visitato quel determinato luogo lasci la propria impronta nella zona in cui è stato. Cioè, io sono stato a Napoli, così come Leopardi e tantissimi altri, sì, artisti, e devono lasciare anche solo per 6 mesi, un anno, quell'opera dove l'artista l'ha inventata. Perché diciamo che non è che l'opera è stata fruita a Napoli ed è di Napoli, però l'ispirazione nel mondo dell'arte è importantissima. Vabbè, è bello, perché senza ispirazione non c'è l'opera. Secondo me è bello che un'opera giri, sì, cioè, sì, vada in varie parti, tipo Andy Warhol comunque hanno portato le opere, sì, qui in Italia, perché è giusto, perché lui è stato a Napoli, quindi è giusto portarle. Poi comunque opere che comunque rappresentavano proprio Napoli, come sì, Vesuvio, no? ricordo, sì, sì, sì. Quindi è molto bello fare questa cosa qui, ed è bello anche quest'altra cosa che invece si fa a Reggio Calabria, il fatto che comunque ogni opera dove viene ritrovata lì viene sorge un piccolo museo. Sì, però questa è stata una battaglia culturale vinta dai politici del sì, luogo. lo so, ed è hanno bellissimo portato al però, Senato, io perché... veramente... Sì, poi si chiama Palazzo Piacentini perché appunto l'edificio è stato progettato da Marcello Piacentini, un grandissimo. E fu realizzato tra il 1932 e il 1941, quindi ci hanno messo un bel po' di tempo comunque siamo in Italia. Ovviamente, è considerato una delle opere più significative tra gli edifici costruiti per scopo museale, grazie alle sue ampie vetrate che illuminano gli ambienti espositivi, per lo più a spazio aperto, che consentono un agevole e continuo itinerario di visita. Quindi tu trovi, sì, quest'ampio spazio molto bello rispetto a entrare in piccole stanze. Guarda, io ricordo. Da anche la. Sì, una grandezza. Un'idea di grandezza, tutto, sì, esattamente. Di unità. Perché io ricordo quando andai al museo di Praiam Mare, non mi ricordo, Tortora, perché non era Tortora Marina. Si faceva lo stesso discorso che hai detto tu, no? Dell'accentramento dei paesini e poi si riportava, sì, alla grande città. Però fondamentalmente quello di Torto erano 3 stanze, c'erano i vasi di epoca greca, più reperti dell'epoca preistorica, però erano 3 stanze, bellissime, erano 3 stanze, quindi invece è bello quando poi si riunisce tutto, sì, in un grande, vasta area, diciamo così, non voglio dire tipica, però sì, perché è tipica. Sì. Oggi il museo occupa lo spazio disponibile in tutto l'edificio, praticamente sono 4 piani. 3 piani ed un piano seminterrato, quindi è completamente tutto esposto, sì. E il museo è il più importante dopo quello di Berlino, che conserva i reperti della Magna Grecia. Sì. Sì. E poi mi dirai tu che c'entra Berlino con la Magna Grecia. Però all'interno, aspetta, c'è da dire che all'interno ci sono ovviamente i bronzi di Riace, ma anche la testa del filosofo. Sì. Quindi. Sì, sì, sì. No, vabbè, questo è il. La questione un po' di cose degne di nota, veramente, sì, sì, perché comunque noi vogliamo sempre ribadire che quando ci sono degli eventi e dei musei che conservano delle opere d'arte dal valore inestimabile, bisogna ribadirlo. Poi il fatto dei bronzi di Riace, cioè della Magna Grecia, mi ha fatto ridere che a Berlino c'è una grandissima collezione. La stessa cosa anche a Torino, c'è il Museo Egizio, forse uno dei più importanti dopo quello del British Museum, appunto. Però cioè, a me quello che mi fa strano è che Berlino è il primo museo per la Magna Grecia, cioè, sì, però è lo stesso discorso della progettualità, perché se a Berlino adesso ci sono opere di stampo greco, no, della Magna Grecia, è perché hanno voluto investire in una campagna, non dico quasi incrociata, nel periodo nazista, proprio a Berlino. Sì, loro andavano a saccheggiare, sì, i posti, sì, sì, per prendersi le opere, sì. Cioè, c'è da dire che tutta quella rete di musei che si trova a Berlino, sì, 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 che sono 5-6 musei, sono che stati fatti tutti nel periodo fascista. I musei di Berlino, tutti nel periodo posso nazista. Garantire che sono bellissimi i musei di Berlino. Sono, cioè, stupendi, infatti, per carità. È un po' come a Londra, una rete, dici, di musei che è fantastica, sono tutti collegati tra loro in, sì, un'area. Sì, sì, sì. Sono veramente fatti benissimo, però comunque dietro tutto quello ci sono, no, saccheggi, lotte. Sì, sì. No, io ti voglio più che altro fare una domanda agli spettatori.
quante opere dei musei di Berlino sono di stampo tedesco? Esattamente. Cioè, sicuramente ci sono, io conosco per esempio Felix Nussbaum, che comunque è tedesco. Ma ci sono, perché ci sono tantissimi artisti piccole... tedeschi che sono bravissimi, bellissimi, soprattutto quelli moderni, perché a Berlino ci sono due musei di arte moderna che sono paragonabili forse al MoMA di New York. Cioè bellissimo, ma proprio come anche solo edificio, anche museo di arte moderna ad Amsterdam, uguale, a Berlino è bellissimo. Però dell'arte moderna, ma dell'epoca della Magna Grecia, del Rinascimento, forse solo in Medioevo in Germania è stato superiore all'Italia, perché sappiamo che le nazioni che si sono arricchite con il Medioevo sono state l'Inghilterra, la Francia e la Germania, e invece l'Italia ha perso il lustro. Infatti noi pensiamo al Medioevo con accezione negativa, invece loro, queste nazioni, positivi, penso al Medioevo, mamma mia, la panacea, oppure l'unione di tutti i beni del mondo. Ma in Germania c'è da dire che in questi musei qui ci sono pochissime opere tedesche. Sì, hanno, sì, quelle... ogni museo sicuramente ha la propria sala vasta dedicata climatica, ai musei, perché all'epoca si usava che in ogni museo si doveva celebrare, diciamo, quel tipo l'artista, di arte, sì. No, ma poi l'artista tedesco di quel tipo di arte, sì, quindi sì, ovviamente sì, dovevano per forza essere esposti per valorizzare la cultura tedesca, eccetera, eccetera. Però comunque la maggior parte delle cose che avevano erano tedesche. Sì, sì. Vabbè, questa quindi, infatti poi mi ricordo che loro cosa facevano nel momento in cui un qualcuno, ti parlo anche del Medioevo, no? Un conquistatore, un qualcosa, andava da qualche parte e portava per esempio delle colonne, loro facevano grande festa. Sì. Il temino di Capodanno. In queste sale dal ballo e esponevano queste opere, perché facevano ovviamente degli, era una vittoria. Degli expo privati, diciamo. Sì, così. E tu poi considera che c'è stato un periodo in cui a Londra, in varie zone dell'Europa, loro dovettero ridare di nuovo ai proprietari. Sì, 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 e con la Germania non ha dato quasi niente. Te li ridiamo, però ti ridiamo anche tra i pallotti. Non ha ridato quasi niente. Ha ridato pochissime cose. La maggior parte erano, se non mi sbaglio, tutte archeologiche. No, però poi adesso se le piace tutto, no, ecco. Io mangio le mani solo per il Partenone di Londra, perché è sì, bellissimo. A Londra la zona della Magna Grecia è bellissima, però pensa che in Grecia potrebbe, cioè, ci starebbero meglio, perché vabbè, ovvio, vedi, perché comunque vedi tutto lo skyline di Atene, che è depredato, no? È un po' sfoglio. Invece ci vedresti bene il Partenone di nuovo ricostruito, non dico da capo, però almeno con i resti. Detto questo, andiamo avanti perché ci siamo dilungati parecchio. Sì, a me piacciono molto i castelli, quindi di particolare rilievo è il castello aragonese. C'è anche a Mugnano, quindi visitate. In parte distrutto per creare le strade adiacenti allo stesso. Tu ti rendi conto? Sì, cioè, hanno rotto il castello per fare le strade. Vabbè, io le denuncerei solo questo per questo. Questo è successo anche a Mugnano, quindi non ti preoccupare. Lo so, però Mugnano è Mugnano, e vabbè. Però guarda, il castello aragonese a Mugnano c'ha la... lo stemma, cioè l'araldo, quindi non poteva essere nemmeno toccato, perché è un patrimonio culturale. Quando c'è lo stemma e il vestito del signore Podestà, che in quel caso era il vescovo di Nola, che non era un fesso all'epoca, non si può toccare, quindi quando sento queste cose... Vabbè, comunque il castello aragonese è la principale fortificazione della città, per questo è stata distrutta. E sorge in Piazza Castello, che appunto prende il nome. Esso è considerato, insieme ai bronzi di Riace, uno dei principali simboli storici della città di Reggio, perciò sempre l'hanno rotto. Sì. E da 1956 ospita l'osservatorio dell'Istituto Nazionale della Geofisica. Sì, c'è anche il planetario. Sì. No, è carino. L'unica cosa che non mi piace è dov'è che sorge, perché sorge in mezzo alla strada. Perché ovviamente no, più che altro sono le strade che sono sorte. La strada sorge, però è brutto, perché non è raccolto, diciamo così. Vabbè, questo diciamo che è un po' come il paradosso delle fontane di Pompei. Sì. C'è la statua greco-romana di una lupanara, e poi in bocca alla lupanara ci hanno messo la fontana. Questa è poesia, poesia dadaista. Carbi è d'accordo. Comunque, numerose poi sono sempre le chiese, perché queste città sono piene di chiese. Tra le tante chiese, oltre al Duomo, che magari ne parliamo adesso un pochettino in più, ci sta la chiesa degli Ottimati, di Santa Maria della Cattolica, la chiesa della Graziella, che sono sopravvissute in parte sempre al sisma, purtroppo.
ovviamente noi parliamo solamente del Duomo, perché il Duomo è, sì, il Duomo è degno di nota, è dedicato a Maria Santissima Assunta, infatti viene chiamato proprio il Duomo della Maria Santissima Assunta. È il più grande edificio religioso della Calabria ed è la cattedrale dell'arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Ah. Sorge nel centro storico della città, dove mostra il suo prospetto principale sull'ampia piazza del Duomo. Le piazze, quindi si affaccia proprio, sapete che piazza. Le piazze a Reggio Calabria prendono il nome del monumento che ci sta. Piazza Duomo, Piazza Castello. Piazza Castello, Duomo, Piazza Duomo. Vabbè, molta diciamo fantasia. Diciamo che hanno un'originalità nei nomi. No, molta pare fantasia. A nessuno. Veramente molta fantasia. Dove si trova Palazzo Piacentini, però non si chiama Piazza Piacentini, alleluia. Forse Piazza Però Museo. Lo sai, c'è una strada che mi ha fatto sorridere. Via Fata Morgana. Sì, perché c'è la leggenda di Fata Morgana. Sì, lo però, no, però... È bello, è molto è bello perché sì. Di solito, sai, sono sempre persone comunque che hanno fatto qualcosa in Italia, sì. Invece è Fata Morgana, è carino. Vabbè, sicuramente ci sarà Antonio Gramsci a Reggio Calabria, è proprio... Vabbè, ma Antonio Gramsci c'è ovunque. Comunque il Duomo si presenta di pianta basilicale, con tre navate divise da colonne portanti ed intersecate da crociere che terminano con altrettante absidi separate da archi, sì, eccetera, in pratica, eccetera. Ha uno stampo quasi pre-cristiano, sì. Nel senso delle basiliche per le La navata centrale è separata dalle laterali da due file di colonne, sono rivestite in marmo con base di pietra. Lungo le navate laterali è una cosa molto bella, si aprono 8 cappelle contenenti opere di notevole interesse storico artistico. Cioè, in ogni cappella c'è un'opera. Sì, o esattamente. Due, e poi la navata a destra accoglie i sepolcri dei vescovi seicenteschi. E quelle recenti degli ultimi vescovi. Questa è un'usanza che è nata molto carina come cosa. Costantinopoli, e poi è stata ripresa anche in Occidente, perché no, è successo con le crociate, con le crociate che i martiri, i vescovi martiri, anche semplicemente i crociati venivano sepolti, anche se anche, i corpi venivano anche trafugati. Nel santuario di Santa Filomena c'è il sepolto. Sì, ma questa è questa è una deformazione religiosa che si è susseguita nei secoli. Sì, no, è carino quando c'è ancora, mi piacciono queste cose così. È per questo anche che ho scelto il Duomo, nonostante, vabbè, sì. È la più importante. Poi Reggio Calabria affaccia sul mare e il suo lungomare ha di fronte la Sicilia, come appunto hai detto, sì. Tu, e nella fascia Emiliana ospita uno tra i più importanti orti botanici, con varie specie di piante tropicali e alberi di ficus centenari e i resti delle mura greche e delle terme romane. Alle spalle della città si erge poi il massiccio dell'Aspromonte, che raggiunge più di 1000 metri di altezza, sì, con la stazione sciistica di Gambarie e il suo parco naturale. Però devo fare un appunto a questo. Sì. Perché Reggio Calabria è una delle poche città che, già abbiamo detto prima, che a livello montuoso ha qualcosa di speciale, perché no, nonostante sorge sul mare, c'è la catena sciistica, ma infatti la Calabria è attraversata tutti degli Appennini, perché anche Cosenza ha un'insenatura montuosa molto molto importante, è bellissima, perché i parchi regionali della Calabria sono bellissimi. Infatti uno va in Calabria per vedere le grotte, Maratea, che si trova ben basificata, però stiamo lì, e poi ti trovi la catena montuosa Calabria. Però noi siamo stati alla Cina. Sì. Ti faccio un appunto. I politici, ma anche politici non spiccioli, hanno detto: possiamo dire che questo è l'unico impianto sciistico del sud. E invece qui leggiamo che a Reggio c'è sulla Spromonte. Però ti faccio un appunto. Sì. I politici erano campani. Capito? Vabbè, però aspetta. Se io devo vendere un prodotto, devo essere certo delle cose che dico. Io credo una cosa, che comunque il laceno davvero sia più che altro il più importante sciistico. Allora, su questo io ho ragione, anche perché accessibile. Perché sicuramente si trova... questo è poco conosciuto. C'è però... Ma no, guarda, io dico che loro volevano intendere col fatto che laceno è quello più conosciuto, nel senso che diciamo che è il punto in cui convergono tutti i turisti del centro Italia e nord Italia, che magari non vogliono andare a Courmayeur, sì, oppure sì, nei centri costosi, vanno al laceno, che è abbastanza economico e comunque è bello, molto caratteristico, perché l'Irpinia, l'arte Irpinia è bellissima. Sì. Però comunque in Calabria, lo so, ma immagino che in Calabria, Reggio Calabria, com'è difficile arrivarci. Lo so. Quindi vogliamo
scusarci noi con i politici perché se abbiamo fatto questa critica, però in Calabria c'è un'altra stazione sciistica che non è uguale, vogliamo dire che il Laceno è 10.000 volte più grande, molto più guarda, io credo che la differenza sia nel fatto che io, se devo andare a sciare, non vado a Reggio Calabria. Esatto, capito? È quello il fatto, perché comunque Reggio Calabria sorge sul mare, io non vado a sciare là, capito? Sì, invece cioè, il Laceno è un po' più... Il Laceno è interno, sì. È interno. È un'area interna, Quindi comunque è diverso, nonostante magari la Calabria, la sua zona sciistica è anche più alta rispetto al Laceno. Sì. Però comunque, io come persona preferisco andare al Laceno, cioè, quindi magari... Magari è quello. L'agricoltura e il fulcro. Diciamo che lo lasciamo a voi questa volta, perché l'abbiamo fatto lasciare l'acquolina in bocca, perché abbiamo detto pure che ci sono le montagne, le stazioni sciistiche, le chiese, i musei, ci sono i bronzi di Riace, il mare che è bellissimo, si affaccia alla Sicilia, quindi se volete fare una capatina col il traghetto subito arrivate a Messina, anche a nuoto ci arrivate, come disse all'epoca Berlusconi. Ma perché dobbiamo fare questo ponte? Arrivateci a nuoto, come fece anche Grillo, che l'ha attraversata a dorso, stile delfino. Vabbè, la cucina, vabbè, sono cose comunque comuni in tutta la Calabria, quindi magari ne parliamo qualche altra volta, ma dovremo un'altra volta la Calabria. No, io più là vorrei fare o Catanzaro o proprio Cosenza, perché dobbiamo fare prima tutta la costa, Italy Coast. Dobbiamo Coast. Fare tutto. Io direi però di fare fatti un quadro, è logico. Noi oggi, a non volendo, abbiamo fatto anche fatti un museo, perché ne abbiamo parlato molto bene del Palazzo Piacentini. Sì. Vabbè, cercheremo anche nelle altre puntate di valorizzare molto i musei, perché i musei almeno sono l'anima della città. Almeno solo un museo, in modo tale che magari non facciamo proprio la rubrica, però almeno all'interno del nostro discorso... È bello che comunque ci sia un museo. Mandiamo la rubrica. Sì. Bene? La rubrica. A tra poco. Dopo questo spazio discoteca siamo tornati. Che poi uno che metteva a testa, no? Faceva, ah, questi qua parlano di qualcosa un po' più... Fatti un quadro. Ma è il paradosso, fatti d'arte, è il programma di paradosso, perché ti lascia sempre a bocca aperta. Sì. Stasera parliamo di un artista ancora in vita, gli auguriamo una vita lunga perché è del 78, giovanissimo. Di Reggio Calabria. Adriano Fida, famosissimo, ha vinto moltissimi premi. Per Fatti un quadro c'è Adriano Fida. La poetica di Adriano Fida si basa sul fondamento ideologico che la forma debba esprimere attraverso l'immagine tutte le manifestazioni peculiari dell'artista. Quindi l'artista, questo lo penso, cioè potremmo essere cugini Adriano, perché la penso anch'io così, l'artista debba esprimere la propria personalità sul quadro, come un po' l'espressionismo ci ha insegnato. La tecnica e la peculiarità di Fida, ma la sua attenzione è curata dai soggetti, dalla ricerca e dal significato delle sue opere. In questo caso ho voluto fare un augurio a mia sorella, vabbè, che mi ha donato mia nipote, ci ha donato tutto il mondo, però alla maternità, che in questo quadro c'è, cioè una madre che abbraccia il suo futuro figlio, figlia, una sorta di abbraccio che va a intersecare con un otto capovolto, che è la figura allegorica dell'infinito. Perché, sì. Adesso lo spiego in poche parole, l'opera si intitola 8, è un olio sottile di 40-80 cm. È un'affascinante e suggestiva rappresentazione del continuo ciclo della vita che si protrae all'infinito. Comunque posso dire una cosa? Sì. Non sembra un olio su tela, perché sembra una fotografia. Sì, per questo l'ho scelto. È amatissimo in America. Cioè, come dovete dire, un artista regino. È amato, capite? Che si protrae all'infinito con il dito propiziatorio, che in pratica è dall'epoca del mondo che esiste. Ed è una cosa che ci rassicura forse più di tutti. L'unica cosa sicura è la morte e la vita attraverso la donna, no? Sì. La donna sembra celare lo sforzo del postparto con tenerezza ed amore, circoscritta dalle sue mani che, connettendosi, abbracciano una nuova vita. Tutto ciò confluisce nella forma ciclica dell'infinito,
un otto capovolto che dona linfa al potere della vita stessa. Quindi pompatevi, fatevi un quadro. Vabbè, con poi verrà Ariano messo Lichida sulla nostra pagina di 8. Quindi detto questo, verrà messo sulla nostra pagina di Fatti d'Arte. Siamo stati molto molto lunghi senza fare una pausa. È stato molto bello, però. Tutto molto bello, come direbbe. È stato veramente tutto molto bello. Noi ci vediamo settimana prossima con una città del nord, questa del Messico volta. Del nord. Sappiamo anche qual è. Ma non ve la sveliamo. La faccia vostra. No, non ve la sveliamo, dovrete guardare la pagina di Fatti d'Arte. La pagina di Fatti d'Arte, quella di Radio. Ah, va. Eccetera, eccetera. Comunque sarà molto bella legata alla letteratura. Sì, sì. La scelta. Sì. Io ci sono stato, piccolo spoiler. Okay. Vabbè, ma tu hai girato un po' tutta Italia, quindi non conta. No, mi mancano spoiler. Parecchie città. Vabbè. Non è vero. Comunque, l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 19 su www.radiobaiano.it. Buona serata, ciao. Ascoltaci, noi siamo quasi in onda e tu seguici su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte, se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi con monete, tipo noi alziamo il tasso alcolico e stabiliamo sempre il contatto, io ho fatto d'arte, cronico in parte, sai che giornata, frase d'effetto, come un tiro, questo è l'effetto.